Accetta. Allora, grazie, grazie a chi ci ascolta, grazie a Maurizio Cervo, segretario del Partito della Rifondazione Comunista, grazie a chi ci ascolta. e per aver accettato il nostro invito subito dopo il voto, la campagna elettorale, le elezioni. Che ci sono state in Italia che ci portano al governo per la prima volta una donna e sappiamo quanto questo abbia, diciamo, anche agitato la discussione e il dibattito tra le compagne femministe in Italia e altrove. Il risultato elettorale di Unione Popolare sicuramente inferiore a quello delle aspettative, dentro un quadro in cui la destra, pur non avanzando in termini di voti assoluti, diventa la prima forza, del paese. Il governo sarà assegnato alla Meloni, probabilmente, essendo nostra una repubblica parlamentare, sarà poi il Parlamento a decidere. E in uno scenario internazionale molto complicato e in cui le destre sovraniste, vari a titolo, avanzano anche in altri paesi, dalla Svezia, abbiamo avuto le presidenziali in Francia con la crescita della Le Pen, vediamo anche in Spagna la crescita della destra, quindi uno scenario un po' che ci vede insieme in questo senso in Europa. Ma il carattere, diciamo, del nostro voto ha qualche cosa di particolare che vorremmo anche capire meglio, anche con te, aiutarci reciprocamente a comprendere quali siano i significati, perché ci sia questo voto così pronunciato verso le destre, e mentre manca, diciamo, la possibilità di avere una sinistra almeno all'altezza, diciamo, della sfida che propone su questo terreno la destra. E noi raccogliamo due o tre domande che come redazione vogliamo sottoporti, in modo che poi tu raccogli un po' le questioni e poi ci dai anche un tuo commento su quello che vorremmo dire. Io inizio già dando subito la parola a Roberto Rosso e poi a Alessandro per le prime questioni da mettere sul tavolo. Roberto Rosso? Grazie. Dunque, Microfono? scusa. Scusami, forse sono io che ho abbassato. Io, mi sentite? Sì, scusami, Ah, vai. ecco. Io, Dunque, sentite? Sì. la mia è una domanda, diciamo, non semplice e banale contemporaneamente. Ci sono state molte analisi sociologiche, l'Istituto Cattaneo ci fa conoscere i flussi, eccetera. Tornate di elezioni nazionali hanno visto varie ondate, i 5 Stelle, la Lega, alle europee, eccetera, il PD di Renzi, cioè abbiamo avuto delle oscillazioni tra elezioni vere e proprie nazionali europee piuttosto che sondaggi e l'ultimo arrivato sono i risultati di quest'ultima consultazione. Io la mia domanda non si rivolge a te richiedendoti una sorta di analisi sociologica, quanto piuttosto in base a quella che è la tua esperienza politica, la tua e attraverso di te l'esperienza di un corpo collettivo che si misura con le realtà sociali. Io personalmente vivo molto dentro le realtà di territorio, lavoro sul piano ambientalista, Valle del Sacco, inquinamento, eccetera. La vedo, diciamo, dalla parte della cittadinanza attiva. E anche quella però è una minoranza, anche se di volta in volta abbiamo dei momenti di mobilitazione sociale piuttosto ampia. Quindi io quello che ti chiedo è
che impressione avete, ragioni di queste modalità di voto, del rapporto in generale, quindi dei cittadini, delle varie fasce dei cittadini con il voto, con la democrazia, con le responsabilità politiche viste, viste nel voto, ed eventualmente il rapporto tra queste, tra diciamo l'impegno e la risposta sul piano elettorale, quelle che sono invece delle mobilitazioni sociali a cui molti di noi partecipano. Sì, grazie Alessandro. Io in realtà ho due domande, diciamo, veloci. Uno è: ha vinto la destra con il 44% dei voti, però il primo partito che ha il 36% è quello delle persone che non sono andate a votare. Poi ci sono anche quelli che si sono astenuti, circa 400.000, credo, adesso non mi ricordo. Ecco, questa parte di cittadinanza italiana, di cittadini italiani, sono fondamentalmente forse dei cittadini che si sentono abbandonati, che sono diventati scettici rispetto al fatto di andare appunto a votare, hanno una disaffezione, sono diventati apatici. Allora, un tema è come si fa a incanalare, diciamo, questa disaffezione, questo malcontento popolare in una mobilitazione. Questa è la prima domanda, perché è chiaro che è lì che bisogna andare a pescare, perché abbiamo visto che grosso modo centrosinistra, la destra, i loro voti sono rimasti con cali interni, con travasi eccetera, però sono grosso modo quelli anche rispetto al 2018. La seconda domanda riguarda il Movimento 5 Stelle. Ecco, l'Unione Popolare aveva fatto una proposta di fare un fronte comune, no? Prima, un po' di settimane prima delle elezioni. Questa cosa è stata rifiutata. Conte si è spostato, lui dice, è diventato progressista, non parla di essere di sinistra, dice di essere diventato progressista. Si è spostato sicuramente su alcuni temi, diciamo, tra virgolette, a sinistra, il tema del reddito di cittadinanza e non solo. Adesso, da un punto di vista nostro, il tema diventa quello di capire come fare a stanare, diciamo, il Movimento 5 Stelle e fare in modo che non sia solo un discorso, diciamo, di retorica elettorale, ma sia effettivamente il discorso di spostarsi a sinistra rispetto a un tema, rispetto al PD quantomeno, e quindi costruire magari, non so, insieme o comunque fare in modo che cresca una sinistra che sia a sinistra del PD, ecco. E quindi diciamo, Unione Popolare forse può fare questa, almeno questa azione di essere il pungolo che rispetto ai 5 Stelle li costringe, diciamo, come dire, a fare i conti su temi, e soprattutto in prospettiva del fatto che stiamo andando verso una grave recessione economica, che diventerà una gravissima recessione, crisi sociale. Ecco. Finito. Grazie. Maurizio, a te la parola. Allora, le due domande mi sembrano, anzi le tre domande mi sembrano particolarmente e centrali rispetto al nostro che fare, anche se le risposte sono molto difficili. La prima, che è più di analisi rispetto alle impressioni sul rapporto tra le mobilitazioni sul piano sociale e il voto dei cittadini. Io penso che in Italia noi non abbiamo avuto in questi anni mobilitazioni che siano state in grado di polarizzare a sinistra l'opinione pubblica, e anche laddove le abbiamo avute larghe, cosa che non è accaduta molto spesso, comunque sono state rinchiuse dentro la polarizzazione classica, insomma, del sistema politico. In sintesi, noi in Italia non abbiamo avuto grandi cicli di lotte come in Francia, ma neanche un movimento delle dimensioni
degli indignados in Spagna che furono la base di massa per Podemos. Tutto questo non c'è stato. Noi abbiamo molteplici vertenze, lotte, movimenti, ma molto spesso non vanno al di là del piano locale o della singola vertenza, comunque non costruiscono una narrazione che cambia il modo di vedere la politica di milioni di persone. E credo che c'è un problema dell'essere noi una minoranza che non riguarda solo le forze politiche forze, le debolezze politiche organizzate, cioè noi che ci ostiniamo a presentarci alle elezioni, a fare militanza, a cercare di tenere in piedi le organizzazioni, diciamo, che si definiscono politiche classicamente, ma che riguarda anche i movimenti sociali di cui facciamo parte, di cui molto spesso siamo attiviste e attiviste anche con ruoli importanti. Negli anni che abbiamo alle spalle c'è stata la sensazione o la boria, dopo la boria di partito, la boria di movimento, cioè la sensazione che fosse un problema dei partitini della sinistra radicale l'inconsistenza sul piano della rappresentanza. Credo che oggi anche chi fa movimento, cittadinanza attiva, via discorrendo, non può non interrogarsi. Quello che accade, quindi, io credo che debba farci ragionare molto, perché siamo di fronte a un'insufficienza di tutte e tutti, almeno tutte e tutti quelli che si riconoscono su un punto di vista antiliberista, pacifista, ambientalista, insomma. E può anche accadere che ovviamente sul piano locale le nostre lotte, le nostre mobilitazioni producano anche dei fatti politici che abbiano un'incidenza elettorale, non mi pare che però riescano ad averla a livello nazionale. Questo è un tema che ci dobbiamo porre fortemente. Ovviamente da parte mia non c'è un rimprovero a chi fa attivismo, essendo un attivista tra l'altro, semmai a chi concepisce la politica solo come un momento elettorale, però non credo che la somma delle vertenze faccia di per sé l'alternativa. Certo non può essere costruita neanche a prescindere dalle vertenze, e questo riguarda anche la domanda su Unione Popolare che mi faceva Alessandro. Evidente che Unione Popolare è stata costruita in maniera accelerata, perché la crisi di governo, le elezioni anticipate ci hanno costretto a tour de force, ma avrà spazio e forza solo se perlomeno riuscirà a diventare casa comune della parte più attiva e critica della sinistra italiana, oltre che più coerente, insomma, di chi però è socialmente attivo e attivo nei movimenti e via discorrendo. Quindi è un pezzo della risposta alla tua domanda. Però anche qui io non sono convinto che, per esempio, si riesca ad aggredire la disaffezione solo al partire dal lavoro di base, per un semplice fatto che oggi la nostra forza sociale è talmente debole che non consente di intercettare attraverso un contatto diretto, e questo riguarda sia i movimenti sia le espressioni politiche come Rifondazione, PAP o Unione Popolare, milioni di persone che si sono allontanate dalla politica. Non va mitizzata l'astensione, perché una quota di astensione c'è sempre stata e ha tante ragioni, è piuttosto fisiologica in sistemi politici che sono pensati per disincentivare la partecipazione. È ovvio che per avere la partecipazione di massa della Prima Repubblica ci vorrebbero i partiti di massa della Prima Repubblica. Quando io ero, diciamo,
un teenager a 200 metri a casa mia, massimo 300, c'era una sede del Partito Comunista e una della Democrazia Cristiana che si contendevano il consenso, i socialisti non avevano la sede ma si riunivano nei locali della circoscrizione, ma comunque i partiti politici erano una realtà che le persone incontravano praticamente quotidianamente camminando, uscendo di casa. Non ricostruiamo facilmente quel tipo di partecipazione politica, però credo, sono d'accordo che il pezzo da fare è fondamentale per noi, perché la disaffezione si concentra soprattutto nelle classi lavoratrici e nelle classi popolari. Da questo punto di vista c'è anche da ragionare sulle forme organizzative che costruiscano di nuovo legame sociale. Anche qui noi ne parliamo da anni, in parte anche in qualche realtà lo pratichiamo, però sono convinto che per passare, citando Lenin, all'artigianato, alla grande scala, insomma all'industria, ci sia bisogno innanzitutto di costruire un discorso politico e anche un minimo di forza che ti consenta di comunicare. Il Movimento 5 Stelle ha recuperato un po' di voti dall'astensione, precedentemente è riuscito a portare moltissimi astensionisti a votare, milioni di astensionisti a votare, e non l'ha fatto con la presenza sociale che non aveva, al di là di qualche gazebo che non aveva chissà quale presenza, ma lo ha fatto attraverso una capacità di comunicare al complesso della popolazione. E quindi la forza che riusciremo a dare al progetto di unione popolare e anche la credibilità del discorso che riusciremo a costruire, e qui c'è da scavare, perché è ovvio che noi abbiamo un problema dall'altro, da un lato di cercare di continuare a aggregare le energie dei già attivi, dei già politicizzati, e in parte l'abbiamo anche fatto con l'Unione Popolare. I 400.000 voti non sono voti così, sono voti molto per la maggior parte convinti, di gente informata, che ha corso il rischio di sprecare il voto, come direbbe qualcuno, puoi sprecare, io se non c'era Unione Popolare non sarei andato a votare perché non avrei votato per nessuna coalizione guerrafondaia, per esempio, quindi non è che ho sprecato il mio voto. Unione Popolare mi ha consentito di esercitare il diritto di voto, però queste piccole minoranze, insomma, c'è ancora molto lavoro da fare. Ma poi dobbiamo costruire un discorso, e qui c'è davvero ancora molto da fare inchiesta e ragionare, che parli a quelli diversi da noi, agli spoliticizzati, a chi tra l'altro è stato investito dalle ondate di antipolitica, e non mi riferisco tanto al Movimento 5 Stelle, ma all'antipolitica dall'alto, che va avanti da 40 anni e che sostanzialmente ha reso per settori della società non secondari la politica qualcosa per cui non vale manco la pena di, insomma, di dedicare qualche minuto di attenzione, e quindi c'è un grande lavoro da fare in questo senso. Per quanto riguarda Conte Progressista, io penso che la scelta del Movimento 5 Stelle non sia nata, lo dico con sincerità, da grandi elaborazioni politiche, nel senso, né da una presa di coscienza. Cioè, non credo che una figura come Conte, che è riuscito a stare al fianco di Salvini, sia poi diventato chissà quanto di sinistra. Questo lo lascio al marketing e alla pubblicità. Il Movimento 5 Stelle al suo interno conteneva cose molto diverse programmaticamente. Ha perso l'elettorato di destra, perché prima con Salvini e poi con la Meloni i delusi del vecchio centrodestra hanno ritrovato nuove leadership più giovani con cui identificarsi. Anche qui è vero che la destra ha offerto anche un'idea di protezione sociale, di nazionalismo, ma sottovaluterei che c'è anche una presa popolare che è di lunga durata ormai dei temi razzisti, omofobi, che non va sottovalutata, e che è forte anche nelle classi
popolari. Io sono sicuro che nel mio condominio ci sono persone che mi sono anche amiche che non mi hanno votato perché non sopportano i bengalesi del primo e secondo piano e i senegalesi del settimo. E sono bravissime persone anche di sinistra. Poi magari queste non avranno votato a destra, per come li conosco avranno votato Movimento 5 Stelle. Però è un problema che non dobbiamo rimuovere, perché è di lunga durata e sul quale ci sarà c'è ancora molto da lavorare. E penso che Conte si sia riposizionato, però in maniera forte, quindi non voglio sottovalutare quello che è accaduto, semplicemente perché sanno che a sinistra era dove si potevano andare a pescare i voti. La spregiudicatezza dei 5 Stelle quando imitavano i manifesti della destra, sbarchi zero eccetera, o festeggiavano il Lucano, o quando ignoravano la protesta delle carceri, voglio ricordare il Movimento 5 Stelle gestì, aveva il Presidente del Consiglio, il Ministro della Giustizia, quando nel carcere in Modena sono morte 11 persone che erano detenuti, che erano in fibrillazione come tutti i reclusi per il sovraffollamento con la pandemia. Purtroppo sono cose che ha dimenticato tante compagne e compagni che hanno votato Movimento 5 Stelle e che mi ritroverò al mio fianco delle manifestazioni antirazziste. Però viviamo in una società della comunicazione in cui ci si muove su flussi emotivi molto rapidi e anche la memoria è molto 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 labile, anche perché queste cose al Movimento 5 Stelle non gliela contestate nessuno in televisione, se non noi nelle rare apparizioni dei Magistris, quindi sono un po' svanite nella memoria, persino l'invio di armi. Io penso che comunque rispetto a un partito di massa come il Movimento 5 Stelle in termini di voti, noi dobbiamo avere un atteggiamento positivo, certo criticarli quando c'è da criticarli, ma io rimango convinto della nostra proposta di costruire un fronte, una coalizione di alternativa, e che abbiamo fatto prima delle elezioni, e devo dire che più che Conte, perché insomma credo che sia stato grave che fra Togliani e Bonelli non abbiano raccolto la nostra proposta, certo l'hanno scampata, però hanno, perché insomma hanno ottenuto indubbiamente un successo che gli va riconosciuto, però si è persa l'occasione di creare un punto, un polo vero che avrebbe potuto rappresentare una sinistra, un centrosinistra differente nel nostro paese da quello incentrato sul PD. È stata una grande occasione persa, perché magari molti che sono rimasti a casa o non si sono impegnati in questa campagna elettorale l'avrebbero accolta molto positivamente. Quindi credo, per rispondere Alessandro, che dobbiamo insistere su questo piano. E per quanto riguarda l'astensione senza ricette facili, io credo che dobbiamo rafforzare l'Unione Popolare per avere quella forza che ti consente di parlare alla gente, e farlo a partire dall'emergenza sociale che sta vivendo il paese e che non può che crescere. Anche qui io credo che dobbiamo avere la capacità anche di parlare dei problemi quotidiani, una nostra compagna, non di rifondazione, insomma, dei movimenti come Raffaella Bolini, i giorni prima delle elezioni scrisse un post, lei insomma ci è passata per esperienza personale, sui caregiver. Anche questo fatto che noi usiamo questi termini inglesi fa sì che metà dei proletari italiani non ci capiscono, ma comunque quelli che hanno una persona cara che è molto malata, che ha bisogno di assistenza continua o ha una disabilità grave, eccetera. Parliamo di milioni di persone, di famiglie che vivono un inferno in terra. Ora, se noi parliamo solo di neoliberismo in termini generali, non ci capiranno mai. E noi dobbiamo riuscire a entrare nelle loro case e fargli sentire che c'è qualcuno che si pone i loro problemi e anche qualche soluzione per risolverli. Penso che la strada sia lunga e non penso che ci siano facili scorciatoie. Grazie, grazie Maurizio. Do adesso il secondo giro di domande, iniziando da Roberto Musacchio. E poi... diciamo che stiamo un po' a cavallo ancora tra analisi e anche un po' previsione su quello che succede. Lo faccio intorno al tema della guerra.
Mi ricordo, insomma, che è stato il primo atto che ha visto nascere la Rifondazione Comunista, ancora prima che nascesse, perché quello sull'Iraq fu il primo voto che Ingrao ed altri che poi avrebbero fatto il gruppo al Senato di Rifondazione Comunista, non Ingrao, Libertini e altri, diedero in contrasto con l'allora ancora PC, mi pare. E si dice quasi che la guerra non abbia inciso. E questo io lo trovo drammatico, insomma, perché la guerra è un elemento incombente, insomma. Allora, anche per capire perché la Meloni può vincere le elezioni e anche che tipo di opposizione si potrà fare. Tu sai che io penso che sarà difficile, ripetere il 94 contro Berlusconi. Insomma, noi sai, Transform segue molto la politica europea. Io non so quanta gente abbia sentito o letto il discorso di Ursula von der Leyen sullo Stato dell'Unione. Beh, io sono rimasto raccapricciato. C'è un discorso di nazionalismo europeo belligerante in una situazione in cui ormai lo spettro della guerra non, è in atto, insomma, tra quello che succede sui gasdotti, l'ingresso forse dell'Ucraina nella NATO accelerato chiesto, dall'altra parte l'annessione fatta dalla Russia delle quattro province, insomma. Infatti mi sono detto, di fronte a un'Europa nazione eroica e belligerante, insomma, Meloni è parte integrante, com'è la Polonia, come lo sono diventati i democratici che poi sono gli eredi della destra svedese, insomma. Ed anzi, Meloni pone una questione che è quella di un'Europa, lei la chiama più democratica, che significa un'Europa in cui le nazioni contano di più e per contare di più probabilmente sarà il tema che porrà quello del presidenzialismo in Italia e in Europa, insomma. Allora io penso che insomma, questa questione del come sia connaturata questa destra a come è diventata l'Unione Europea in questo momento sia molto preoccupante per il tipo di opposizione che si riesce a fare e anche rispetto al fatto che in quella difficoltà delle persone ad orientarsi nel mondo in cui vivono, addirittura un qualcosa come la guerra che ha effetti sulle bollette, come abbiamo detto, viene derubricata nel voto. Ecco, questo è un po' il tema che ti pongo. Ci posso mettere un passacchio, chiedo scusa, oggi dai compagni della redazione non c'era nessuna che poteva esserci, però insomma, Meloni, Ursula von der Leyen e così via, insomma, questo tema delle donne al potere e dall'altra parte invece il movimento in Iran delle donne fa ragionare sulle due facce, diciamo, della questione femminile e femminista. Grazie Roberto. Riccardo, mi scuso anch'io per la mancata presenza delle compagne, siamo tutti maschi, ma la nostra redazione ha bisogno di contare anche su una presenza femminile che purtroppo no, preferisce esercitare altrove le proprie intelligenze, quindi siamo limitati in questo. Riccardo. Una cosa molto breve. Penso che credo tutti i partiti, presenti le elezioni, abbiano agitato il tema dell'ambiente, della crisi climatica, ma tu pensi che questo agitare il tema abbia prodotto dei risultati in termini di consenso elettorale, per esempio all'associazione tra Verdi e Sinistra Italiana, o pensi che abbia contato poco? E quindi se questo tema, come in realtà è importante, perché catastrofe ambientale non è una cosa all'orizzonte, è una cosa che già viviamo, come possiamo fare per, da un lato per praticare le azioni necessarie, ma soprattutto per farle entrare nella politica e farle entrare soprattutto in maniera connessa con gli altri temi, non in maniera collaterale. Oggi ci occupiamo di questo, ma poi magari ci occupiamo anche dell'impianto di incenerimento, se però è vicino a casa nostra. E quindi cioè,
come questa cosa può essere fatta da Unione Popolare, in modo da poter arrivare, poi farlo diventare anche un tema che tira il consenso. Grazie Riccardo. E l'ultima parola, Franco Ferrari, per l'ultima questione. Sì, io ti ponevo il problema del prospettive di Unione Popolare. Noi abbiamo visto in tutte le esperienze elettorali degli ultimi anni, ormai forse una decina, che diciamo, le esperienze, anche quando sono andate meglio di altre, poi non sono durate nel tempo, insomma si sono dissolte per vari motivi. Quindi l'interrogativo che credo ci sia, che ci facciamo, è nonostante il risultato non sia esaltante, se sia comunque utile, opportuno far sì che l'Unione Popolare sia un progetto che abbia una sua prospettiva negli anni e che non sia anche questo rapidamente accantonato. E io credo che ci sono ovviamente molte questioni davanti a noi, e gli interventi, le domande, il tuo intervento di prima le hanno affrontate, però diciamo ci sono alcune questioni più specifiche e interrogativi che io vedo e che secondo me sono, che un po' si sono sempre riproposti, e che sono questi: nel definire un soggetto politico plurale unitario. Il primo è se anche noi in questo contesto comunicativo e politico abbiamo bisogno non di un leader tuttofare, ma di una faccia pubblica, cioè di qualcuno che rappresenti il progetto e consenta alla gente di identificarlo e di identificarsi, e come questo però sta insieme a un lavoro e una partecipazione collettiva. E l'altro punto, che mi sembra un nodo mai del tutto risolto, è come si possa mettere insieme, diciamo, un soggetto collettivo che non sia solo un classico intergruppi, cioè una sede in cui organizzazioni preesistenti trovano con grande fatica a volte, con facilità altre, una forma di mediazione, oppure possa diventare, senza presupporre la cancellazione di nessuno, né come identità né come organizzazione, un effettivo soggetto collettivo che abbia una sua capacità di attrazione, di sviluppo e di iniziativa, e non sia solo un'occasione elettorale. Sì, insomma, le questioni sono parecchie, quindi ti lascio tutto lo spazio per rispondere. Allora, la prima domanda, quella di Roberto, più che domanda, constatazione. Io credo che c'è una grande sconfitta dal nostro punto di vista di internazionalisti, di pacifisti, e cioè che la guerra non è sentita neanche da chi magari ha manifestato con noi il 5 marzo a Roma come una discriminante. Mi riferisco alle compagne e compagni che hanno votato Sinistra Italiana, per fare esempio Verdi. Sono sicuro che moltissimi, dai dirigenti fino ai militanti, hanno manifestato con noi contro la guerra, l'invio di armi, l'aumento delle spese militari, giusto? Però questa cosa non è diventata una questione discriminante, cioè una cosa su cui io non mi alleo con chi fa la guerra, né chiedo come condizione per fare un accordo anche tecnico, che ne so, il congelamento dell'aumento delle spese militari o delle condizioni per l'apertura di una trattativa di pace, niente. Ma questo vale anche nei confronti del Movimento 5 Stelle, che ha votato l'invio di armi, l'aumento delle spese militari. Certo, in quel caso c'è stata una perdita di memoria, perché anche per il supporto, per gli attacchi che Conte ha ricevuto, la sua narrazione di essere diventato pacifista è stata avallata, diciamo, in qualche maniera dalle polemiche degli altri contro, per cui effettivamente un italiano non addetto ai lavori come noi avrà anche pensato che Conte si era opposto all'aumento delle spese militari e all'invio delle armi in Ucraina. Però io devo dire che quello che mi ha colpito fortemente è questo elemento. Non parlo del nostro risultato, che pure conta, perché magari noi a tante aree della società italiana manco ci siamo arrivati. Penso che metà, secondo i dati, forse metà degli elettori manco sapevano cos'era Unione Popolare, quindi
Però nel piccolo mondo della sinistra, quel 4, 5, 6% di persone di sinistra, diciamo che ci sono in questo paese, questa non è stata la questione di rimedio. Cioè nel ragionare su cosa votare è stato più importante, ma chi lo fa il 3% e il mio voto non va sprecato? Oppure come posso utilizzare il mio voto per battere la destra? Cioè una cosa enorme. Come la guerra, a fronte di come ha riconfigurato l'Europa e l'Italia e anche il volto del PD, io lo dico, io ho problemi e continuerò a averli a parlare di generiche unità rispetto a una cosa come il progetto imperialista, imperiale a cui si sta sottomettendo l'Europa o di cui è parte attiva. Però comprendo, è noto, andando in giro, parlando, che questa cosa non è sentita con una drammaticità, probabilmente perché noi non siamo quelli che muoiono. Non siamo nella prima guerra mondiale in cui la discriminante entrava nelle case perché c'erano milioni di persone mandate al fronte. Però questa cosa qui è una cosa su cui noi dobbiamo riflettere fortemente, perché è un don't look back. Don't Look Up riguardava l'asteroide, qui riguarda la bomba nucleare, cioè noi siamo alla soglia della guerra nucleare, eppure la maggioranza Ursula tutto sommato gode del sostegno della maggior parte di quelli che si considerano progressisti e democratici nel nostro paese. Comunque non è nell'agenda, cioè questa è davvero secondo me la cosa su cui dobbiamo riflettere di più, perché ha una drammaticità immediata che è anche maggiore del cambiamento climatico, perché sul cambiamento climatico uno può dire vabbè, troveremo il tempo, si vedrà, eccetera. Qui noi siamo di fronte a un'urgenza, a fatti enormi che accadono ogni giorno, che però sono rientrati nella normalità. E lo dico, questo non riguarda solo l'Italia, riguarda tutta Europa. Perché in tutta Europa non c'è un movimento pacifista di massa, quindi io lo dico, guardate, anche gli esempi che facevano non li citavo, anche perché è finita la campagna elettorale in maniera polemica, perché non è che è utile adesso, per un po' non voteremo, quindi non dobbiamo fare proselitismo, lo citavo come problema che riguarda la stessa partiti della sinistra europea, nel senso che noi davvero... Non lo so, forse tutti noi siamo dentro un mondo che in qualche maniera si sente al sicuro, non vive drammaticamente questa situazione. Badate bene, io non mi riferisco a quelle compagne e compagni che pur ci sono e da cui dissento, che sono a partire dalla difesa del diritto dell'autodeterminazione dell'Ucraina, sono diventati... filo NATO, filo guerra, eccetera, perché quelli hanno una posizione. Io mi riferisco alla parte di italiani e italiani, ma parlo soprattutto di quelli politicizzati, che sono d'accordo con noi nell'analisi della guerra, delle responsabilità, di quello che bisognerebbe fare. Certo, questa cosa ha pesato, io credo, anche nell'elettorato, però, ripeto, sull'elettorato la cosa è differente, perché il nostro punto di vista... non era talmente forte da diventare uno dei termini della polarizzazione. Noi in Italia, anche se siamo compagni e amici di Melenchon, non siamo Melenchon, quindi non è che la gente ha pensato che per fermare la guerra si doveva votare Unione Popolare. Sulla massa dei milioni questa cosa non c'era proprio. Però parlo del nostro mondo, quello di cui fa parte anche Transform. Cioè Rovelli o Carlo Rovelli o Donatella Di Cesare hanno fatto la scelta di sostenere Unione Popolare a partire dalla guerra. Ecco, perché questo non si è verificato su una scala più larga, portando tra l'altro anche alla ricomposizione di mondi che erano stati divisi rispetto alla relazione col centro-sinistra, questo è un tema su cui ci dobbiamo molto interrogare. E devo dire, oggi è uscito un appello sottoscritto anche da amici, amiche, compagni e compagne che conoscono la vita, e anche lì, che non ci fosse la questione della guerra come dirimente,
A me ha colpito, perché quel tipo di testo si poteva scrivere pure 20 anni fa, dopo la sconfitta del centro-sinistra del 2001. Cioè, come se questa cosa enorme non ci fosse. E su questa grande rimozione io credo che noi dobbiamo riflettere molto, ma davvero molto, perché le cose tra l'altro stanno peggiorando di giorno in giorno. Anche qui noi eravamo abituati a una storia nostra che probabilmente dobbiamo ricollocare. Noi eravamo abituati che alla famosa separazione, scissione del 1914-18, in cui il movimento socialista si divise e, diciamo, intorno alla guerra partì il movimento comunista, Rivoluzione d'Ottobre, Rosa Luxemburg, tutto quello che è accaduto, e comunque movimenti di massa. Ecco, a me sembra che invece siamo un po' come i socialisti, gli anarchici, i wobblies americani che andarono in galera durante la prima guerra mondiale e quando uscirono non trovarono grandi masse a seguirle, ma la Red Scare, cioè la persecuzione, nel senso che ci ritroviamo a fare la cosa giusta senza grande seguito. Per quanto riguarda la questione dell'ambiente di cui parlava Riccardo, mi pare, Rifici, io sono completamente d'accordo con lui, e lo dicevo rispondendo alla prima domanda di Roberto. La somma delle vertenze non fa un discorso ecosocialista, rosso-verde, egemonico sulla società. Ci riuscimmo quando, insomma, nel grande ciclo degli anni Ottanta del movimento contro l'energia nucleare, lì ci siamo riusciti. Adesso siamo al di sotto di tutto questo, e anche la questione climatica, insomma, c'è molto da lavorare. Però credo che io ho visto tra i diciottenni che, diciamo, hanno votato, che mi hanno scritto, che si sono avvicinati a Unione Popolare, la questione ambientale pesava molto, e questo mi fa molto molto piacere, cioè, insomma, mi dà una sensazione molto positiva, e quindi è una cosa su cui lavorare. Penso che alla lista rosso-verde, tra l'altro lo dico, insomma, ma non, qui non, su Transform non è un segreto, se non ci fosse stata una lista rosso-verde io probabilmente avrei proposto un'altra denominazione al posto di Unione Popolare, comunque una caratterizzazione rosso-verde più marcata anche nel simbolo, perché sicuramente è insomma la costruzione politica che ci compete. Con tutte le critiche che io posso fare ai verdi italiani, europei, tra l'altro i verdi europei, soprattutto quelli tedeschi, sono diventati il partito, diciamo, più imperialista nato del continente, la SPD tedesca al confronto è un gruppo di pacifisti, insomma, di seguaci di La Pira. Anche su questo io, siccome sono stato, diciamo, rosso e verde da quando avevo i calzoncini corti, quindi per me è un dramma. Se penso a Rudi Dutschke che ideò con Beuys l'uso del colore verde per dare per definire l'opposizione extraparlamentare antiimperialista tedesca, cioè davvero siamo alla fantascienza, però questa è la storia nostra di questo inizio di millennio. Dicevo, rispetto all'ambiente, io credo che del voto giovanile intercettato soprattutto dai verdi pesa moltissimo la questione ambientale, e tra l'altro, siccome è un voto di giovani che non sono immersi dentro la conflittualità, la memoria, guardate, è già accaduto al Comune di Milano. Al Comune di Milano i comitati ambientalisti, quelli che facevano le lotte concrete, erano quasi tutti con noi che abbiamo preso l'1,8. I verdi che si sono messi con la peggiore giunta cementificatoria d'Italia, cioè quella di Sala, l'immobiliarismo, hanno preso il 4%, perché probabilmente tante ragazzi, ragazze, cittadine e cittadini con sensibilità ambientale hanno votato a quelli che, diciamo, hanno pensato siano i più sensibili, che poi la loro linea sia contraddittoria. Questo è un discorso, insomma, che riguarda purtroppo più gli addetti ai lavori che la percezione di massa. Però questo, insomma, anche qui io credo che noi dobbiamo dialogare e cercare di costruire ponti sulla base dell'opposizione che va costruita a questo governo, insomma, perché oggettivamente in Italia abbiamo bisogno di uno schieramento democratico, costituzionale, rosso-verde di massa. Per quanto riguarda le prospettive,
la cosa che diceva Franco, io penso che bisogna procedere, non c'è nessuna garanzia che le cose non vadano male come le altre volte, nessuna, se non l'impegno soggettivo. Di positivo ci può essere il fatto che tra noi e PAP, che tendiamo a litigare come accade ai comunisti, alle comuniste da sempre, diciamo, non avevano ancora fondato la prima internazionale che già si dividessero Marx e Bakunin, e Proudhon e Marx avevano litigato già prima, quindi non vedo perché noi dovremmo essere diversi. In mezzo forse De Magistris e altri che hanno una storia diversa possono essere un elemento unificante positivo rispetto alla nostra litigiosità. E dentro la campagna elettorale, secondo me, c'è stato il fatto che si sono avvicinate e si sono coinvolte molte persone al di fuori delle organizzazioni. Io penso che ci sia un potenziale espansivo dall'America Latina all'Europa, le modalità per coniugare partecipazione dei singoli e presenza di più partiti, associazioni, gruppi, collettivi. Insomma, c'è ampio repertorio per andare avanti. L'importante, io credo, che sia andare avanti. Per quanto riguarda avere una leadership, io non amo questi termini, certo, ma questo era stato deciso prima, non è che dipenda dal risultato elettorale. Ovviamente noi non dobbiamo costruire il partito di De Magistris, perché l'uso del nome che abbiamo deciso all'ultimo momento era nel simbolo, era per affrontare l'emergenza e dare riconoscibilità alla lista. Però credo che Luigi, in questo mese di campagna elettorale, anche se i risultati non sono stati esaltanti, ha garantito una visibilità al nostro progetto che altre volte non avevamo assolutamente avuto nei mass media. Questo gli va riconosciuto, e gli va riconosciuto anche il coraggio con cui ha fatto la scelta di mettere la sua storia a disposizione di un'impresa impossibile come la nostra, invece di andarsi a casare in qualche lista per garantirsi un seggio. Quindi io credo che dobbiamo andare avanti e fare tesoro delle esperienze passate, ma non dissipare quel poco che abbiamo costruito durante la campagna elettorale. Quello che dobbiamo assolutamente evitare, ovviamente qui esprimo opinioni personali perché i nostri organismi dobbiamo ancora riunire, quello che dobbiamo evitare, io credo, è di pensare che Unione Popolare sia un recinto già chiuso, cioè i puri giusti che hanno già fatto la battaglia giusta e fuori c'è solo un mondo di o da conquistare o da combattere, perché credo che tante e tanti non hanno avuto il tempo neanche di ragionarci sul coinvolgersi o meno nel progetto. Quindi dobbiamo avere la capacità di fare dopo le elezioni il percorso che volevamo fare prima della crisi di governo, e quindi ripartire con umiltà, ad aggregare forze e ricominciare subito a costruire il profilo di Unione Popolare a partire dal programma che abbiamo condiviso per le elezioni. Poi ci sono questioni che permangono, su cui Ferrari mi ha interrogato in precedente occasione, quello se soggetto del lavoro oppure movimenti, eccetera, eccetera. Io credo che saremo un casino ancora per un bel po' di tempo, e questo è un po' inevitabile perché non abbiamo una tendenza principale che si affermi a sinistra del paese, né a livelli di movimento né di soggettività politica. Io credo che dalla cultura ecologista dobbiamo assumere tutti la coscienza dei limiti, dei nostri limiti, e quindi avere una pazienza unitaria che ci consenta di fare in modo che tutte le persone che dopo aver votato ci stanno scrivendo che non sono pentite di averci votato possano ritrovarsi dentro una casa comune che è tutta da costruire. Grazie Maurizio, veramente grazie, perché so che insomma, parlare di queste cose insomma, assume anche un carattere, dopo aver fatto un investimento personale così grande come tutti noi del resto, l'analisi di una sconfitta, perché questo si tratta, e diventa sempre molto toccante. Però Roberto, credo se che posso dire una cosa sulla sconfitta, se mi consenti. Io credo che bisogna avere un principio di realtà. Noi siamo sconfitti da anni, siamo piccole minoranze, che appunto, tant'è vero che
diciamo, soggettività che sono state in campo. Insomma, non vedo molti partiti che hanno resistito 15 anni fuori dalle istituzioni. Ora era oggettivamente impossibile, poi ci si poteva sperare di fare un risultato migliore, poi la campagna si è configurata, diciamo, molto a nostro sfavore, ma non mi dilungo perché non è stato oggetto delle domande, ma magari potevamo prendere il 2%, però magari facevamo un miracolo come è stato in Calabria o a Napoli, però era nelle cose che si andasse male, quindi io credo che tutto questo sconfittismo si può evitare. Lucidamente abbiamo cercato di avviare un progetto in un mese, era l'unica cosa da fare, è stato meglio che presentarci noi e PAP separati, io vedo questa campagna come l'inizio di un percorso ricostruttivo, quindi non la vivo drammaticamente perché non vedo molte alternative a quello che abbiamo fatto, a meno che cambiare radicalmente la nostra linea politica e collocazione rispetto a quella che abbiamo tenuto negli ultimi 15 anni. Questa è anche una cosa su cui legittimamente compagni e compagni si possono interrogare, però io credo che le questioni poste ai vostri interventi, in particolare da Roberto Musacchio, quando ha ricordato l'intervento di Ursula e la guerra, pongano, per chi viene dalla nostra storia, una scelta di coerenza che non basta per vincere. Nel nostro paese si dice la ragione dei fessi, però davanti alla Fiat del 1980 c'era il bellissimo Marx con la scritta avevamo la ragione, la forza, e c'è rimasta solo la ragione. Ecco, passare dalla parte, insomma, oltre a perderci pure, non mi sembra il caso. Quindi io francamente non vivo come un dramma il risultato, cioè nel senso che era nelle cose ed eravamo pronti anche al peggiore dei risultati, che è quello che poi si è verificato. Quindi l'isteria di quelli che scoprono di essere una piccola minoranza del paese una volta all'anno quando si vota, me la risparmio francamente. Perfetto, grazie ancora e grazie a tutti i collaboratori di Transform per le domande e grazie a chi ci ha seguito sulle pagine Facebook. Noi questa registrazione sarà chiaramente poi inviata anche alla newsletter che mercoledì prossimo pubblicheremo, e quindi avrete modo anche di seguire in differita questo intervento. Grazie ancora a tutte e a tutti e buonanotte. Grazie a voi. Ciao.